Amici e amiche di Endo Channel, bentornati! Siamo a SHE, la rubrica dedicata a sport, health and experience, nella quale vi do sempre tanti consigli utili e pratici per vivere in maniera attiva e all'insegna della buona salute. Oggi ci aspetta la dottoressa Alessandra Visconti, psicologa dello sport, che ci spiegherà come utilizzare la nostra esperienza sportiva per cambiare, per sentirci meglio con noi stessi e, perché no, per raggiungere al meglio i nostri obiettivi sportivi e non solo. Andiamo che ci aspetta! Volkswagen. Alessandra, benvenuta! Grazie mille! Oggi iniziamo un ciclo di puntate nelle quali ci andrai a spiegare bene come funziona il nostro cervello nell'approccio con l'attività sportiva. Ci darai tanti trucchetti, giusto? Sì, sì. Ecco, partiamo subito, voglio entrare subito nell'argomento. Qual è la prima cosa da fare quando ci si approccia mentalmente a qualcosa di nuovo, a un'attività sportiva, ma anche può essere qualcosa di nuovo nella vita normale? Io direi di partire dalla motivazione. Beh, quella, senza quella, no? Senza quella non si va da nessuna parte. Si rimane sul divano e si aspetta, sì, vorrei, ma... Poi vediamo che ci sarà anche qualcos'altro, però comunque la motivazione magari possiamo capire che si divide in due parti. Sì. C'è la motivazione intrinseca e la motivazione estrinseca. Quindi, intrinseca? Intrinseca è quella che viene da fattori interni, quindi mi piace fare quello sport perché provo gusto a fare quel gesto tecnico lì. Provo gusto a faticare, mi piace sudare, mi piace andare in palestra e quindi vado per fare quella cosa lì. Vado a correre perché mi rilassa, al di là della classifica, al di là di un risultato che voglio ottenere, no? Quella lì infatti è la motivazione estrinseca. Okay. Faccio quello sport lì perché voglio ottenere qualcosa. Voglio ottenere un riconoscimento, voglio vincere qualcosa, voglio far parte di un gruppo. Gli sportivi sono fighi, quindi sono figo anch'io, quindi è una cosa... Che deriva da motivazioni, appunto, che derivano da altri. Ah, quindi è una cosa più esterna, cioè voglio fare questa cosa per ottenere magari un riconoscimento da qualcuno, ma qual è quella? L'importante è averne un po' tutte e due, ti dico perché. Perché se hai troppa motivazione intrinseca, che è la minor parte delle volte, a dire la verità, però se c'è troppa motivazione intrinseca, uno poi si perde di vista l'obiettivo e quindi magari... Che ne so, un giocatore di basket che gli piace solo ed esclusivamente tirare da tre, tirerà da tre anche in una situazione dove non serve, quindi magari non riuscirà a vincere la partita. Quando un atleta, una persona che sta perseguendo un obiettivo, non riesce a trovare questo equilibrio, perché non sempre si riesce ad essere sinceri con se stessi e a capire cosa non va, non bisogna mollare. È troppo facile mollare. È facile, però fa stare anche male. Ecco. E quindi nel momento in cui una persona sta male, soffre, non riesce a vivere quella cosa come un momento di piacere, una cosa che lo soddisfa, magari chiedere un aiuto esterno può essere utile. Ci sono tanti professionisti anche online ai quali rivolgersi, perché a volte basta poco, no? Tu lo sai bene, basta un punto di vista diverso. Diverso da quello che hai tu, ed è solo quello il tuo punto di vista. Quindi se fai una chiacchierata con qualcun altro ti può dare il suo punto di vista e magari anche se non è quello giusto ti dà l'idea per... Ti dà quel click per provare a cambiare e raggiungere finalmente quello che stai perseguendo. Grazie a SHE stiamo scoprendo l'importanza di avere abitudini sane. Ma come farlo quotidianamente? Io uso LiveWell, l'app che mi aiuta a rimanere in salute. Come? Con tracciamento degli obiettivi, meditazioni guidate, sfide virtuali di fitness e molto altro ancora. Scarica l'app dal link nella descrizione o dal QR code in sovraimpressione. Clicca su Crea Account, sblocca l'accesso esclusivo inserendo il codice di attivazione. Gratuito per gli utenti Endo. LiveWell ti aiuta a vivere bene. Quindi quando c'è uno squilibrio tra le due motivazioni, intrinseca e estrinseca, come si lavora? Allora, se la motivazione è troppo intrinseca, cerchiamo di darci degli obiettivi e cerchiamo di vedere come raggiungerli, quegli obiettivi lì. Altrimenti, se la motivazione è troppo estrinseca, cerchiamo di arrivare alle origini. E la domanda che faccio io è: perché hai iniziato questo sport? Cosa ti ha dato all'inizio? Che a volte si perde, no? Il gusto iniziale del farlo appunto per il proprio piacere si perde quando ci si focalizza troppo. Quindi diventa poi un lavoro pieno di pressioni, pieno di ansie e quindi poi non ci si diverte più. Vorrei approfondire meglio questo fatto della motivazione, perché secondo me è proprio, essendo il punto iniziale di ogni cosa, di ogni cambiamento, bisogna capire bene come
seguire queste motivazioni intrinseche e estrinseche, perché questo equilibrio che cerchiamo è molto difficile da raggiungere, soprattutto se non si ha un professionista che ti segue, un mental coach, qualcuno che ne sa, giusto? Assolutamente. Quindi da soli spesso si compiono tantissimi errori. Quando la motivazione intrinseca è troppo forte, per esempio un ciclista che ama fare le salite, quando è in gara, ogni volta che c'è una salita, appunto per il piacere di farla, parte e fa questi allunghi. Ovviamente l'obiettivo di finire la gara nella tot posizione fallirà, perché se ogni salita la fai a tutta per il piacere di fare la salita, non va bene. Quindi quando c'è questa motivazione intrinseca troppo forte, come possiamo fare? Cosa può fare un nostro amico di Endu Channel per cambiare questa cosa qua? Beh, sicuramente se ne accorgerà del fatto che magari alla fine della gara è stremato, non ha raggiunto l'obiettivo che voleva raggiungere e quindi si farà qualche domanda. Una bella analisi post-gara, giusto? E magari pensarci, nel momento in cui stai facendo la gara e ti piace fare la salita a tuono, pensare alle volte precedenti dove non sei riuscito a raggiungere l'obiettivo che ti davi. E quindi magari rallentare un attimo, essere più in focus negli obiettivi che ti dai e quindi in quello che devi fare per raggiungerli, e magari andare a fare le salite a tuono la domenica o il lunedì o comunque fuori dal contesto gara. Bisogna essere sinceri con noi stessi, noi anche, quando, perché alla fine se si fa una bella analisi post-gara si vede anche guardando gli orologi che si hanno a disposizione adesso, si vede dove si è fatto il fuorigiri, si capisce quali sono i nostri punti deboli. Bisogna essere onesti con se stessi. Prendere consapevolezza di queste cose e farne tesoro successivamente. E questo è anche magari un errore che si fa e che magari può essere sfruttato per migliorare la gara successiva. Esatto. Quando invece la motivazione è forte, quella estrinseca, quindi lo faccio per compiacere i miei genitori. Un ragazzo può fare uno sport per compiacere i propri genitori, ma non va bene così. Guarda, questa è una domanda che io faccio spesso, spessissimo ai miei atleti, e dico: ma perché fai questo sport? Per chi lo fai? E tante volte mi rispondono: per mia mamma, per mio papà, per i nonni. E allora io chiedo: ma fallo per te? Hai mai fatto una gara per te? Qual è l'ultima gara che hai fatto per te stesso? Non si va da nessuna parte se lo fai solo con una motivazione estrinseca. Anche perché nessuno ti obbliga. Appunto! Il piacere ci deve sempre essere in qualunque cosa, in qualunque sport. Quindi ritrovare quel piacere è, come ti dicevo prima, quella domanda: perché hai iniziato a fare questo sport? Cos'è che ti piaceva? Quindi, per esempio, nel caso della corsa, se uno lo fa per compiacere qualcuno e ha perso il piacere, può farsi un'uscita senza orologio. Assolutamente. Può farsi un'uscita nell'ora del giorno che preferisce, giusto per il piacere dell'azione. Esatto. Fare quell'azione lì non è più finalizzata al raggiungimento di qualcosa, ma al raggiungimento del piacere e del benessere. Quindi mollare un attimo le ripetute, mollare le tabelle e fare l'azione in sé. Rilassarsi un po'. Quella che è. Quindi torniamo agli obiettivi. Come possiamo fare per mantenere l'obiettivo prefissato? Come possiamo perseguire? Innanzitutto dobbiamo capire che raggiungere un obiettivo è un processo, un percorso che inizia e chissà quando arriverà alla fine, e quindi non bisogna pensare che ok, entro in palestra e ho fatto. Dopo possiamo vedere questa parte qui, prendendo come spunto il modello transteorico, che la prima fase è la fase di pre-contemplazione, ovvero a me non interessa niente fare sport, non ho in mente di volerlo iniziare, quindi sto bene così. E questo non ci porta lontanissimo. Non ci porta questa lontanissimo. Fase tu non ci porta. Te ne stai sul tuo divano e sei contento. Beato. Così. La seconda fase è la fase di contemplazione. Quindi inizio ad avere un'idea su cosa potrei essere, come potrei diventare nel momento in cui io inizierò a fare quello sport lì. Quindi mi faccio dei film mentali. Sì, un'idea su come potresti diventare. Esatto, già quella roba lì ti stuzzica un pochettino, no? Ok, a quel punto cosa devo fare? Capisco cosa voglio fare. Esatto, la fase di preparazione. Come eseguo questo? Come mi preparo per fare quello sport lì? Cosa devo fare? Mi vado a comprare le scarpe, mi iscrivo in palestra. Chi tutto. Devo contattare? Esattamente, quindi inizio a capire cosa devo fare materialmente per iniziare a fare quello sport lì. Ok, a quel punto si passa all'azione. Si passa all'azione, esattamente, la fase clou del procedimento. Si passa all'azione, ma non è finita lì. Perché una persona può entrare in palestra e dire ok, l'ho fatto, e invece no.
Invece lì arriva il momento in cui bisogna aspettare, come ti dicevo prima, il processo, che il processo abbia poi uno svolgimento, no? Ecco, perché sappiamo che, come abbiamo detto prima, non è che basta fare 2 giorni di palestra, 2 giorni andare a correre e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Assolutamente, lì arriva appunto la fase faticosa, che magari si fa fatica, però dobbiamo sapere che poi ci sarà una fase di soddisfazione che verrà più avanti. E passare anche magari oltre a qualche piccolo fallimento in questo percorso che stiamo facendo. Assolutamente, perché sì. È una cosa che magari non abbiamo mai fatto. E quindi ci saranno dei piccoli incidenti di percorso che però appunto bisogna mantenere in questa fase. Per adeguare il fisico a farla quella cosa lì, per raggiungere degli obiettivi. Quindi se voglio fare la maratona di New York, non è che parto pronti via, compro le scarpe, guardo 2 tabelle su internet e faccio la mia prima maratona, pronti via vado. Parti con calma, un passettino per volta, vedi appunto da che livello sei, per raggiungere un determinato obiettivo, scomponendolo, ma poi questo poi ne parleremo in seguito, per raggiungere un livello di autoefficacia che ti permette di essere bravo, di sentirti bello, bene e sentirti competente. La parola mi piace molto, questo concetto è molto importante. Ne so qualcosa perché ho fatto l'allenatore, quindi so bene il concetto di efficacia, che è questa sensazione bella che hai quando sai di essere in grado di fare una determinata cosa. Sentirti capace. Però, amici e amiche di EndoChannel, questo concetto è troppo importante, è troppo bello, quindi dobbiamo spiegarvelo nella prossima puntata. Se vi è piaciuta questa puntata, andate su www.endochannel.net e troverete altri approfondimenti sull'argomento. Se avete commenti, dubbi, curiosità, scrivete qua sotto e io e Alessandra vi risponderemo. Ciao! Ciao!